Calcio Serie D, San Cataldese e Catania finisce 1-1 al termine di una partita caratterizzata da eccessivo nervosismo. Verde Amaranto in vantaggio all'ottavo del primo tempo con Zerbo, pari di somma al quindicesimo. Nella ripresa sostanziale equilibrio. Sono soddisfatto perché dopo 5 minuti siamo andati in vantaggio e non era facile dopo mettersi subito in carreggiata. Abbiamo già affrontato una buona squadra, San Cataldese, una squadra che veniva da 6 risultati uniti consecutivi subendo solo un gol. Però ho visto una grande reazione, ho visto una partita molto molto maschia, molto agguerrita, dei calciatori davvero che andavano nel contrasto con molta vigoria. Però faccio i complimenti al Catania perché non era facile pareggiare e poi cercare di vincere la partita, soprattutto anche il secondo tempo. Per questo è una prestazione che è importante contro una squadra che stava in salute. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, però ci è mancata l'ultima giocata. Però faccio i complimenti alla San Cataldese perché ha messo uno spirito oggi importante, che affronta il Catania con questo entusiasmo, questa voglia, però va bene così. Alla fine siamo al Catania, un derby che abbiamo fatto un pareggio e adesso pensiamo a martedì, la prossima gara. Noi ci chiamiamo il Catania, però oggi è stato un punto importante nel senso di per la partita. Se guardiamo il valore del Catania, San Cataldese no, però nella prestazione, per come hanno giocato, per come hanno fatto una partita di grande intensità. Per questo sono contento, perché si può pure perdere una partita così, non è una cosa facile, sicuramente. Devo dire che la mia squadra ha fatto una grande partita. Ha fatto una grande partita con un grande avversario, perché nessuno può dire che questa squadra, il Catania, è una squadra di Serie D. Però oggi i miei ragazzi ancora una volta hanno dimostrato che vogliono essere protagonisti, non si sentono inferiori a nessuno, sappiamo le nostre armi, per questo magari possiamo dare fastidio o sembrare un gioco un po' più duro, grintoso, ma noi ci dobbiamo salvare, l'ho detto sabato, noi dobbiamo vincere il nostro campionato, non possiamo mettere le armi che è al Catania, noi dobbiamo mettere le nostre, quello di essere compatti, di essere aggressivi, di essere grintosi. I risultati della 14ª giornata: Castrovillari Ragusa 0-0, Acireale Marignanese 2-1, Cittanova Sant'Agata 2-2, Lamezia Locri 1-3, Trapani San Luca rinviata, Santa Maria Licata rinviata, Real Aversa Vibonese 1-0, San Cataldese Catania 1-1, Canicattì Paternò il 7 dicembre. La classifica: Catania 36, Locri 25, Sant'Agata, Lamezia e Vibonese 22, Ragusa 21, Castrovillari e Licata 19, Real Aversa e Trapani 18, San Luca 16, Canicattì Acireale 15, Santa Maria San Cataldese 14, Cittanova Paternò 13, Marignanese 3. In eccellenza Nissa battuta Leonforte 2-1, Ennesi avanti di 2 gol messi a segno da Meta e Giolita. Vana la prodezza di Ortiz che accorcia le distanze, che merita di essere rivista da un'altra angolazione. Per la Nissa è la 6ª sconfitta stagionale. Andiamo sotto sistematicamente e poi cerchiamo di ribaltare la partita, ma non possiamo sempre fare dei regali e recuperare la gara, e oggi l'abbiamo pagata cara. E non c'è stata la solita reazione raggiante che abbiamo avuto, ci ha contraddistinto nelle gare interne. Io ho cercato con 3 sostituzioni e mettendo più forza a livello offensivo, mettendo il ragazzino, il portierino Under in porta e dando maggiore peso con i nuovi innesti di Esposito e Lavardera, ma purtroppo non ha sortito nessun effetto. C'è da lavorare, c'è da far quadrare i conti, capire dove sbagliamo, ma ho individuato che il problema primario è la testa. Quindi domenica siamo al Tomaselli, sarà la prima, diciamo, in casa al Tomaselli, incontreremo un buon Mazzara, ma noi, a prescindere da chi viene in casa, rispetteremo tutti gli avversari, ma cercheremo di fare il nostro bottino, perché in casa non possiamo perdere punti. I risultati della 13ª giornata: Cus Palermo Parmonval 2-2,
Castellammare Mazzarese 0-0, Enna Acragas 1-0, Leonfortese Nissa 2-1, Resuttana Casteldaccia 0-1, Don Carlo Oratorio Marineo 4-1, Mazzara Sciacca 2-0, Gela Profavara 1-2. La classifica: Acragas 30, Don Carlo 29, Profavara 28, Enna 26, Mazzara 25, Sciacca 22, Mazzarese 21, Casteldaccia 19, Castellammare 16, Nissa 15, Leonfortese 14, Oratorio 12, Cus Palermo 8, Resuttana 7, Gela 6, Parmonval 5.